Basta un semplice prelievo per capire se un soggetto è a rischio diabete? È la prova della glicemia alla quale si sono sottoposti decine di piacentini nel pomeriggio di oggi sul pubblico passeggio in occasione della giornata mondiale del diabete. Sul nostro territorio i malati sono 18.500, ma si stima che un italiano su tre ne sia affetto senza saperlo. I campanelli d'allarme da non sottovalutare sono la continua sete, frequenza menzionale e calo rapido di peso. Bisogna fare gli screening, quindi come su altre patologie in cui ci sono dei meccanismi per intercettare dei potenziali pazienti, stessa cosa per il diabete, controlli della glicemia se esistono dei fattori di rischio, quali l'obesità, quali l'ipertensione arteriosa, quali per esempio la familiarità stessa per il diabete, che possono già comunque far indirizzare il medico di famiglia o il paziente stesso a un controllo della glicemia. Nella tenso struttura il personale medico di diabetologia e i volontari dell'Associazione Autonoma Diabetici Piacentini hanno fornito informazioni ai cittadini, hanno collaborato all'iniziativa il secondo reggimento Genio Pontieri, la Croce Rossa, le Guardie Ecologiche Volontarie e la Protezione Civile.